molto emozionato perché il 20 maggio, quando siamo scesi in piazza per la prima volta a Torino, in piazza Castello, immaginavo esattamente questo: piazza Montecitorio e piazza del Popolo piene. Lo vogliamo dire chiaramente che gli infermieri italiani hanno tirato fuori l'Italia intera da questo pantano, sì, nel quale ancora oggi ci troviamo? Sì. Lo vogliamo urlare forte che siamo coloro i quali reggono e sorreggono il nostro sistema sanitario e che questa pandemia ha solo reso evidente ciò che facciamo tutti i giorni? La professionalità e la duttilità della nostra professione non ha eguali nel panorama sanitario. Nessuno come noi è impegnato e può operare tutti i settori strategici funzionali a fare andare avanti la nostra sanità tutti i giorni, ancor di più in uno stato di emergenza. Dalla prima risposta delle centrali operative al primo soccorso dei colleghi del 118, dal triage, nei pronto soccorso, nella terapia intensiva, nei reparti di degenza, dal territorio al domicilio del paziente, nell'RSA, impegnati nella prevenzione, nella cura, nella riabilitazione, in tutti i luoghi e in tutti i servizi. Accogliamo, assistiamo, curiamo, monitoriamo, accompagniamo, dimettiamo, sempre e solo vicino al paziente, 24 ore al giorno, dall'inizio alla fine del suo percorso, che finisca con la guarigione e purtroppo spesso anche con la loro fine di vita. Potrei andare avanti ore per dire quanto siamo importanti, fondamentali e determinanti, ma per dire anche che tutto ciò oggi non è ancora incredibilmente riconosciuto. Noi chiediamo e pretendiamo dignità per la nostra professione. Chiediamo e pretendiamo di valorizzare le nostre competenze, competenze che ancora oggi non sono completamente messe al servizio dei bisogni di salute dei cittadini. Chiediamo e pretendiamo tutele e diritti esigibili. Chiediamo e ci aspettiamo il giusto riconoscimento della nostra retribuzione. Ora, dopo aver fatto sentire la nostra voce nelle piazze di tutte le regioni italiane, siamo qui a Roma, come avevamo promesso. Non siamo qui a manifestare contro qualcuno, ma siamo qui per ricordare a qualcuno di mantenere le promesse fatte. Noi non abbiamo dimenticato gli applausi dai balconi, le sirene della polizia e dei vigili del fuoco davanti agli ospedali, gli appelli degli artisti e dei giornalisti, ma soprattutto non abbiamo dimenticato le parole degli esponenti politici, di quelli al governo e di quelli alle opposizioni, ed infine le promesse del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Non ci dimenticheremo di voi. Siamo qui anche a nome di coloro che hanno perso la vita e si sono ammalati e per tutti quelli che oggi sono al lavoro. Siamo qui per parlare allo Stato, alla politica, al governo italiano. Ci aspettiamo da loro che vengano intraprese tutte le azioni necessarie e atte a riconoscere quanto da anni rivendichiamo. Gli oltre 400.000 infermieri italiani sapranno stare al fianco di coloro che facciano i fatti e non le parole. Viva il Nursin, viva gli infermieri! Grazie Francesco per questo bellissimo intervento. Adesso a uno leggeremo i nomi di quanti purtroppo hanno perso la vita in questo brutto momento. Mari Monteleone, infermiera di Milano. Anna Poggi, infermiera di Genova. Francesco De Bedardino, infermiere di Pescara.
Roberto Mariniello, 62 anni, infermiere di Napoli. Anna Maria Di Giacomo, di Napoli. Angela Vinci, di Tortona. Lidia Liotta, di Bergamo. Edi Maiavacchi, di Parma. Un infermiere che purtroppo non sappiamo il nome, di Messina. Nicoletta Corina Berinda, qua solo 41 anni, di Torino. Daniela Trezza, di 34 anni, di Monza. Marco Offredi, di Genova. Salvatore Calabrese, di Benevento. Elena Rodica, di Cremona. Concetta Lotti, di Pavia. Maria Esposito, ostetrica, di Napoli. Ivana Valoti, di Bergamo, ostetrica. Lucetta Melotti, di Pavia. Silvia Lucchetta, di Jesolo. Laura Grippaldi, di Piacenza. Simona De Piccoli, di Treviso. Suora Uroni, di Bergamo. Luciano Mazza, di Bergamo. Elia Fratini, di Ancona. Francesco Moricca, di Torino. E Javier Gunga, di Como. Onore a questi colleghi. Sopra il naso, abbiamo ricevuto gli apprezzamenti di tutti i politici, di tutti gli schieramenti che sono venuti ben volentieri perché hanno visto una piazza accogliente, e noi abbiamo ribadito che noi non siamo qui per protestare, ma che abbiamo delle proposte, e chiunque viene ad ascoltare le nostre proposte ed è disponibile a sostenere le nostre proposte sarà da noi sostenuto. Il momento è quello giusto, cioè quello della legge di bilancio. Abbiamo avuto conferma infatti anche dai parlamentari che questo è il momento giusto. Abbiamo avuto anche l'impegno del viceministro Sileri di lavorare su due punti, ha detto pochi punti ma che siano chiari. Non so se avete sentito anche voi qui il suo discorso, perfetto, siamo in perfetta sintonia. Uscendo mi ha detto ci sentiamo la prossima settimana che così ti aggiorno. Ecco, quindi noi abbiamo la necessità di avere nei luoghi decisori chi si prende cura di noi. Abbiamo detto questa iniziativa curiamo l'Italia, perché gli infermieri si prendono cura degli italiani, però abbiamo bisogno che lo Stato si prenda cura di noi, e questo è il modo, è il momento giusto. Allora, anch'io ho ringraziato l'AICA al di là, la ringrazio anche qua per l'ospitalità, e siamo qui per ricordare l'impegno preso dal Presidente del Consiglio il 25 marzo, quel non ci dimenticheremo di voi, degli sforzi fatti di una professione posta a tutela della salute pubblica, il bene più prezioso che l'umanità ha e che la nostra Repubblica nella Costituzione definisce fondamentale. Noi non l'abbiamo dimenticato quell'impegno e siamo qui oggi non per protestare contro le iniziative poste in essere durante la pandemia o per rinunciare al nostro mandato. Nonostante il grande sforzo fatto,
e l'alto tributo di vite di infermieri ed ostetiche sacrificate per salvare i nostri assistiti. Siamo qui oggi per ricordare, lo abbiamo fatto, a chi è deputato a legiferare che gli infermieri e le ostetriche italiane sono dei professionisti che durante l'acme della pandemia hanno fatto il loro dovere come lo fanno tutti i santi giorni e che per questo meritano condizioni di lavoro migliori e un contratto dignitoso, adeguato al valore delle competenze, della formazione e del loro impegno. I nostri concittadini ci hanno definito eroi. Nel periodo più buio e tragico ci sono stati vicini offrendoci quello che potevano, perché avevano ben compreso che le vite dei loro cari erano nelle nostre mani. Quelle mani che per prime li hanno presi in braccio appena venuti alla vita, le mani dell'ostetrica. Mani usate per salvare la loro vita nell'emergenza, quando c'era da prendere una vena, regolare una flebo, impostare un respiratore, mettere un sondino, eseguire una medicazione, fermare un'emorragia, dosare un farmaco, eseguire una medicazione e mettere a letto e pronare, dare da bere, fare il tampone, prelevare il sangue. Mani che sono servite per consolare, lenire il dolore, per comunicare con l'esterno, per accompagnare, per accarezzare per l'ultima volta, per ricomporre il corpo senza vita. Perché anche quando la medicina non ha più da dare speranza, l'infermiere non ti abbandona. Bertolt Brecht ebbe a scrivere: beato quel popolo che non ha bisogno di eroi, perché anche il sacrificio di una persona può essere un prezzo troppo alto da pagare se può essere evitato. Ci hanno definito eroi perché mandati a rischiare la vita per gli altri, pronti per essere sacrificati nella lotta contro il virus. Ma gli infermieri non sono eroi, sono professionisti. Le nostre mani non sono mani da eroe, sono mani da professionista che hanno la competenza e l'esperienza che nessun'altra professione ha. Per questo noi non vogliamo essere chiamati eroi ma professionisti e come tali vogliamo essere riconosciuti e valorizzati. Essere definiti eroi esenta chi lo dice da ogni azione. È un'affermazione di gratitudine che non ci aiuta a risolvere i problemi o a migliorare la nostra condizione, il nostro lavoro e quindi la qualità dell'assistenza che possiamo dare ai nostri cittadini. Definirci eroi suona come una pacca sulla spalla di un arrivederci e basta. Non aiuta a prendere coscienza degli errori fatti attraverso i tagli lineari alla spesa sul personale, al blocco delle retribuzioni, alla spinta verso la privatizzazione o ai sistemi assicurativi per garantire sostenibilità al servizio sanitario nazionale. In Nursing da anni denuncia la cronica carenza di infermieri, la fuga all'estero dei neolaureati dove trovano migliori stipendi e una valorizzazione delle competenze acquisite attraverso una formazione universitaria, quella nostra, che è riconosciuta di alto livello in tutta Europa. Ecco, questa denuncia non è stata ascoltata e noi ci siamo fatti trovare impreparati nel momento del bisogno. Il tributo pagato anche per questo è stato più di 30.000 cittadini morti, tra questi anche più di 40 colleghi che oggi abbiamo ricordato. Professionisti morti non immuni dalla paura e dal virus, che non si sono sottratti al dovere di stare vicino ai malati, divisi solo da una mascherina, spesso sbagliata, da un camice, in alcuni casi ricavato dai sacchi della spazzatura. Quando tutti dovevano stare a casa per preservare la loro vita, gli infermieri si sono sacrificati, sono andati senza armi e senza scudi a combattere una guerra contro un nemico sconosciuto, subdolo e letale,
Nessuno era preparato per un attacco del genere, eppure noi non ci siamo tirati indietro. Siamo andati a difendere quel bene assoluto che è lo scopo della nostra professione, la vita. Abbiamo condiviso paure, sofferenze e i rischi di quella parte di popolazione che è stata più provata dal virus. Le loro sofferenze sono state anche le nostre. Ci siamo trovati nelle stesse condizioni, nei luoghi dove nessun altro poteva entrare. Abbiamo vissuto le esperienze più tragiche di questa malattia, la contagiosità del virus, la solitudine, l'isolamento dagli altri, la gravosità dei turni di lavoro, la massima attenzione necessaria ai nostro ogni movimento al fine di evitare il contagio. Siamo stati segnati nel corpo e nello spirito come nessun altro. Le immagini del nostro lavoro e della nostra sofferenza hanno commosso l'Italia intera. Noi siamo qui oggi perché tutto questo non deve essere dimenticato. Non vogliamo tornare invisibili. Noi siamo la voce di chi per troppo tempo non ha avuto voce. Il nome di chi non ha avuto nome ed era definito in relazione ad un'altra professione, quella medica, chiamandoci paramedici. La nostra professione è stata fin troppo tempo in quarantena. È ora di uscire dal comparto e iniziare a vivere un lavoro dignitoso con una retribuzione da laureati quale siamo e non più da diplomati. Nell'anno dedicato dall'OMS all'infermiera e all'ostetrica abbiamo dato prova di essere la professione che più di altre ha contribuito a reggere il sistema. Ci siamo messi in gioco nei nuovi reparti Covid, nelle rianimazioni, nel territorio, dimostrando una flessibilità e una pluralità di competenze che pochi possono vantare. Abbiamo sostenuto il sistema sanitario. Ora chiediamo al sistema e alla politica di sostenere le nostre rivendicazioni. Non pensiamo di chiedere la luna, pensiamo di chiedere il giusto. Chiediamo un'area autonoma di contrattazione per definire un contratto delle professioni infermieristiche ed ostetriche, caratterizzato dalla presa in carico di chi ha un bisogno di salute e dalla garanzia della continuità assistenziale. Chiediamo un incremento sostanziale dell'indennità professionale specifica che oggi valorizza il nostro lavoro con soli 36,15 euro lordi mensili. Chiediamo che le dotazioni di personale siano adeguate non ai limiti economici rivisti al ribasso o al minutaggio, ma con numero adeguato di figure di supporto agli esiti dell'assistenza e alle cure mancate. Se gli infermieri lavorano con un numero non adeguato, adeguato di personale, sono più sicure le cure che il cittadino riceve. Chiediamo che sia rimosso il limite di incremento dei fondi contrattuali che taglia i nostri stipendi di anno in anno. Chiediamo pari dignità tra le professioni sanitarie ed uguaglianza di trattamento nell'accesso alla libera professione. Siamo professionisti con un ambito autonomo di esercizio e autonoma deve essere la determinazione del nostro lavoro. Sappiamo anche di chiedere molto, in quanto il costo totale è di rilievo, perché siamo una forza numerosa, ma siamo disposti anche a dare molto. Abbiamo proposto di rivedere i criteri di esercizio delle professioni sanitarie, introducendone uno nuovo, gli accordi Stato-Regioni, per poter realmente dare una dignità a quelle aree grigie che spesso sono oggetto di contenzioso tra la politica e gli ordini professionali. Siamo disponibili ad espandere le nostre competenze per dare sempre maggiori e migliori risposte ai bisogni di salute dei nostri cittadini. Vogliamo che con i fondi europei la politica porti gli infermieri a livello europeo, con stipendi europei, al pari dei paesi più evoluti. Pensiamo di meritarcelo. Chi sosterrà queste proposte
sarà a sua volta sostenuto da noi, perché noi, e per la scelta di vita che abbiamo fatto con questa professione, per noi la priorità assoluta rimane prenderci cura di chi ha bisogno di cure. Realizzare questi punti significa migliorare la sanità italiana e dare ai nostri concittadini un'assistenza sicura e di qualità. Gli infermieri e le ostetriche italiane sono orgogliosi di lavorare per il Servizio Sanitario Nazionale, di mettere al servizio della nazione, come dice la Costituzione, le loro competenze. Tuttavia abbiamo bisogno che questo orgoglio sia sostenuto da atti concreti che valorizzino il nostro lavoro. Al Parlamento e al Governo diciamo: non lasciate dunque che ancora una volta il nostro grido trovi le vostre orecchie sorde. Non sprecate questa occasione per riconoscere quanto già il popolo, i cittadini, ha apprezzato. Date dignità al lavoro di chi, tutelando la salute, permette a ciascuno di voi, a ciascuno di noi, di realizzare la propria vita. Grazie. Andrea.